momento in Washington dopo un lungo. Siamo attenti, mi auguro le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello del mondo. Anche direi al soprattutto del popolo italiano. C'era una volta in Italia, più di 20 anni fa, un gioco di società che si chiamava Corteo. Ed era il gioco più veritiero che fosse mai stato concepito. Perché riproduceva uno scenario che i giocatori, potevano essere due o meglio ancora due squadre, avevano vissuto tutti i giorni per anni nella loro vita reale. Corteo era unico nel suo genere. Niente a che vedere con l'arida contabilità di Monopoli, né con l'astratta geopolitica di Risico. Corteo era un vero gioco di simulazione, un'immersione totale e un'allusione spudorata alle passioni politiche ed esistenziali che per un intero decennio, quello degli anni 70, avevano animato l'immaginario collettivo di molti giovani italiani. All'interno di un centro metropolitano non ben identificato, il giocatore Corteo andava alla conquista dei suoi obiettivi politici, mentre il suo avversario, il giocatore potere, faceva di tutto con le sue forze dell'ordine per impedirglielo. Lo scontro era violento. Il giocatore Corteo costruiva barricate e lanciava sanpietrini o bottiglie molotov, mentre il giocatore potere rispondeva con l'uso dei blindati, carica selvaggia e lancio di lacrimogeni. Si giocava per ore e alla fine vinceva il Corteo se riusciva a raggiungere il maggior numero di obiettivi con minor numero di dimostranti arrestati, oppure vinceva il potere se riusciva a limitare i danni e ad arrestare il maggior numero possibile di manifestanti. Fra le pedine eliminate c'erano anche morti e feriti, ma di loro non c'era traccia alla fine. Erano morti per gioco, anche se a quei tempi, di politica e nei cortei, si moriva davvero. E di politica si moriva davvero in quegli anni. Quanti sono stati i giovani rossi e neri che hanno trasformato la passione politica in odio con l'avversario e in violenza? Tanti, troppi. Quello che vogliamo fare con voi questa sera è un viaggio nella memoria, un viaggio doloroso ma necessario per capire e condividere una cosa. La strada della violenza percorsa da quei ragazzi è un vicolo cieco e l'esito è devastante per tutti, qualunque siano state le ragioni di partenza. Il nostro è un viaggio per ricordare quei ragazzi morti troppo giovani dall'una e dall'altra parte, per ricordare le vittime di un'epoca impazzita che ha trasformato in tragedia le speranze e in morte i sogni di una intera generazione. E per ricordare a noi tutti che quella strada, la strada della violenza, non c'è. Sono le 15:30. Il vicequestore indossa il casco infilandosi la fascia tricolore. Poi fa un cenno al trombettista che ordina la carica. Stunk! Al terzo squillo un sanpietrino pone fine al triste suono e le file degli universitari si buttano sui malcapitati sbirri. In quei momenti è indescrivibile lo stato d'animo in cui ti ritrovi. Il tempo si dilata all'inverosimile. Il sudore freddo ti cola fin dentro alle mutande. Stringi le mani sul bastone avvolto nel tessuto rosso, pensando a come imbracciarlo e a dove colpire. Fuori i sanpietrini dalle tasche! Ci urla il nostro responsabile. Caricate! Lanciate! 69 morti e più di 1000 feriti, 7866 attentati e 4290 episodi di violenza. Sembra un bollettino di guerra. E invece è il bilancio di una stagione politica fra le più drammatiche della Prima Repubblica, quella che negli anni 70 ha visto contrapposte l'estrema destra e l'estrema sinistra, il rosso e il nero. Mai come in quegli anni, questi due colori hanno finito per dividere ed accecare centinaia di migliaia di giovani, di più generazioni, che si sono odiati e si sono combattuti senza esclusione di colpi, trascinando il nostro paese fino alle soglie di una guerra civile. Sì.
segmenti di società marciarono l'uno contro l'altro armati. Vi fu cioè una scia di sangue che attraversò il paese. Questa guerra civile era però simulata, non coinvolgeva certamente le grandi masse, non mise mai in discussione effettivamente gli assetti di potere. Vi fu certamente una guerriglia all'interno della generazione. Costretti a confrontarci con il terrorismo, abbiamo forse dimenticato la violenza diffusa che ha preceduto gli anni di piombo e per molti versi li ha generati. Una violenza nata nelle piazze e nei cortei, una violenza sempre più cieca, anche se ammantata di grandi ideologie. In quell'epoca in cui vi erano forti contrapposizioni, era l'epoca della guerra fredda, dello scontro tra i blocchi, la persona che aveva diverse idee dalle tue non era semplicemente l'avversario politico, ma era il nemico politico che andava colpito. La vittoria della propria parte non era vissuta come una momentanea vittoria sottoposta ai mutamenti del gioco democratico, ma come una vittoria definitiva con la radicale eliminazione in prospettiva dell'avversario. Questo ha reso possibile il fenomeno della violenza politica a destra e a sinistra, diverse tra di loro, ma unite da questa mancanza di rispetto dell'idea di persona nell'avversario politico. La memoria. 69 vite spezzate. 69 vittime, di cui resta traccia in qualche lapide e soprattutto nel ricordo dei familiari e degli amici. Sopravvive così la memoria del sangue versato. Ed è una memoria resa ancor più amara dal fatto che molti di quei morti non hanno mai avuto giustizia. Anche per questo è una memoria che dura e che merita rispetto. Sono innumerevoli i fatti di sangue che contraddistinguono quella folle stagione politica. Uno su tutti esprime però l'aberrazione cui si può arrivare in nome dell'odio. Il rogo di Primavalle, a Roma, il 16 aprile 1973. A dimenticare due figli, uno di 10 anni, uno di 22. Dolce. Da quella notte per me non c'è più nessuno, io non devo perdonare nessuno. Perché devo perdonare? Perché li devo pure ringraziare per caso, no? Thank you.
Non gli racconto perché non lo so. So solo che sono scesa, ho salvato prima la femmina. Poi lui, che stavano attaccati alle sbarre della portafinestra, diciamo, no? E strillavano aiuto. L'inquilino di fronte buttava acqua, diviso. Ce l'ha presente la parabola di Gesù, che si divide il mare. Così è successo da me. Sono riuscita a scappare in sottoveste. Ho visto tanta gente, non capivo che succedeva. Mio marito probabilmente se ne sarà reso conto, se ha cercato di salvare i figli. No, ho cercato, l'ha salvati, aiutati da quello di sotto, io ho aiutato. Sono voluti gli anni per ricordarsi determinate cose vere. Un cartello sotto il portone dove diceva: giustizia proletaria è fatta a me, a mio marito, con sei figli. Almirante. Almirante ci ha saputo da tutto, tanto conforto. A un certo punto mi venne a trovare in ospedale e mi disse: tutto quello che sai, sia destra o sinistra, parla. Io non so niente, che devo sapere? No. Lui, per dire, metteva in ballo pure il partito, tutto quello. Come almirante non ci può essere più nessuno, c'è lui. Quella morte è stato giudicato come omicidio colposo. L'omicidio colposo è l'incidente stradale. Ecco, aver ucciso due ragazzi che dormivano a casa loro, andando dietro la porta, bruciando l'abitazione, i giudici lo considerarono omicidio colposo. Ed ecco perché la pena inflitta ha consentito ora che ci fosse la prescrizione. È nel rogo di Primavalle che muore ogni speranza di disincagliare lo scontro fra gli opposti estremismi dalla spirale dell'odio. Quelle fiamme dimostrano infatti che si è innescata una degenerazione senza più limiti né tabù. Come nel film Arancia Meccanica, uscito in sala proprio in quegli anni. La violenza fu una componente importantissima, dopodiché ci furono tentativi anche qui di correggere e moderare questo rilievo che diventò sempre più primario. Tristemente, per esempio, di distinguere addirittura fra la parola violenza e la parola forza, ripudiando il concetto di violenza. Ma si trattava di un'eredità molto antica, cioè di un'eredità della politica che qualunque forma avesse assunto dal risorgimento, per così dire, dalla politica patriottica nazionale a quella sociale, del socialismo, della rivoluzione sociale e così via, aveva sempre avuto al centro questa idea nobile della violenza. Ma all'inizio degli anni 70 ci fu questo scadimento, o se vogliamo questa riduzione alla fisicità, allo scontro fisico. Su questo poi ovviamente si inserì, non poteva non inserirsi, un certo retroterra culturale, appunto in termini di bella morte, ma ci fu anche nel nostro ambiente, e devo dire che a sinistra questo è stato poi riconosciuto lealmente, ci fu anche lo sforzo di evitare che ci avvitassimo tutti in questa situazione, che scivolassimo tutti nello stesso baratro, perché baratro poi divenne.
Per capire, bisogna però calarsi nello spirito di quegli anni, quando la passione politica era capace di sconvolgere anche la toponomastica delle città. Si parlava di quartieri neri e quartieri rossi, si parlava di piazze nere e di piazze rosse. La formula che si utilizzava era dell'agibilità politica, chiaramente da acquisire e da negare nei confronti degli altri. Non significava necessariamente poi portare a un risultato elettorale quantificabile, per esempio in termini di voti, ma per noi era proprio avere la possibilità di dare i volantini, attaccare i manifesti, di girare per la strada e magari negarla agli altri o viceversa. La sinistra rivoluzionaria che ho conosciuto io è una sinistra rivoluzionaria che si è impennata, come mobilitata, prima per motivi internazionali. E poi ci si radica dentro i quartieri. C'era stata una riduzione dell'agibilità territoriale notevole nella prima parte degli anni 70, che era cominciata da un assalto della sinistra ai quartieri popolari, che ovviamente aveva anche una ragione politica. Ecco, una delle prime lotte che noi abbiamo fatto era quella di portare, per esempio, della luce nei borghetti dove non c'era. Facevamo gli scioperi per il caro libri dentro le scuole, ma né nelle scuole di quartiere. E altre lotte che facevamo erano quelle delle occupazioni delle case sfitte. I palazzinari romani riempivano quelle borgate di case sfitte e c'erano le persone che, per specularci sopra, c'erano le persone che abitavano nelle baracche. Noi facevamo le occupazioni di quelle case. Noi ci siamo ritirati poi in quartieri che erano invece dei quartieri borghesi, dove effettivamente c'era anche una solidarietà, diciamo, da parte della popolazione. A Milano, quando col 68 la statale diventa il luogo di riferimento, il territorio di tutte le formazioni di sinistra, le più varie e le più impensabili, ed espellono la destra dall'università e si insediano sul territorio, si ritrovano i missini che avevano una sede in Corso Monforte, e siccome la sede era molto piccola e Corso Monforte è una via molto stretta, San Babila era a 100 metri, la piazza di San Babila diventa il territorio controllato. E San Babilino era il fascista militante che si organizzava per fare spedizioni punitive, per attaccare magari le università o le scuole che erano in lotta, erano occupate, e che si mescolava con un ambiente che spesso e volentieri era di confine con una certa malavita. Sembra quasi un romanzo di avventure e lo scenario ricorda molto i ragazzi della Via Pal, solo che qui è tutto vero e gli esiti si fanno decisamente più tragici. Io non mi sento assolutamente offeso dai paragoni con i ragazzi della Via Pal, perché a posteriori ho fatto esattamente le stesse considerazioni. Noi eravamo veramente bande di amici, bande di fratelli, effettivamente persone che erano disposte a un certo punto a mettere a repentaglio la propria vita per il proprio camerata, per il proprio compagno. Effettivamente c'era questa dimensione di combattimento, che era naif, cioè però proprio per questo dava più poesia e più romanticismo a quello che facevamo. La violenza c'era ed era una violenza di massa, di un antagonismo di massa. D'altra parte, per molto tempo, insomma, le manifestazioni sono state vietate e quindi le dovevi imporre, fisicamente le imponevi che non te le sciogliessero. Naturalmente la prima volta capita che le prendi, poi il giorno dopo le dai, ma hai ancora paura di fare male all'altro. Poi le prendi più forte e allora cominci anche tu a darle sempre più forte, ed è un crescendo senza fine. Immagina l'arrivo al primo giorno di scuola al liceo e questo schieramento immediato che tu vedi tra un gruppo da una parte e un gruppo dall'altra, che è vestito in una maniera diversa, cioè i capelli in maniera diversa e degli atteggiamenti differenti. Automaticamente vieni richiamato da un modo di fare piuttosto che da un altro, da un atteggiamento piuttosto che l'altro. Io ricordo che sicuramente il fatto di vedere un gruppetto estremamente tracotante, ma palesemente minoritario, da una parte, e dall'altra un gruppo estremamente più ampio, di tutti i vestiti più o meno uguali, un po' lasciati andare sia nell'atteggiamento sia, sai, nel look, ti determinava una scelta.
Destra e sinistra si fronteggiavano da sempre nell'arena politica nazionale. Ma mai, come a metà degli anni 70, questi due colori sembrano indicare due concezioni opposte della vita e del mondo. Modi diversi di pensare, ma anche di concepire l'amore, il sesso, l'amicizia. È diverso anche il modo di rapportarsi alla violenza, che pure accomuna entrambi gli schieramenti. A destra si andava in palestra e si protendeva più per lo scontro, è veramente la sfida pugilistica, che era un po' un proiettare il merito su se stesso, cioè una sorta di appunto di mitomaniacalità individualistica. Diciamo che noi il discorso della violenza l'abbiamo visto sempre come un discorso di massa, cioè durante le manifestazioni, di difesa, di sanzione, come dire, di un potere simbolico che tu non mi far passare di qua e allora ti lancio 10 bottiglie Molotov e ti dimostro che non accetto supinamente la tua violenza. Però diciamo non c'era nessuna spinta o ricerca dello scontro fisico, questo proprio è fuori invece dal DNA dei movimenti di cambiamento e di sinistra. A destra si partiva con una mentalità perdente. Cioè il paradosso è che l'utilizzo della forza, mentre l'utilizzo della forza a sinistra era propedeutico a una strategia rivoluzionaria di conseguenza ottimistica, volta verso il successo e verso il futuro, e che tra l'altro era anche bene o male orchestrata, cioè nel senso che non si faceva, nei limiti del possibile, non si faceva l'atto di violenza fine a se stesso, bensì era inserito in una strategia. A destra strategie non ce n'erano, vere e proprie. Bensì c'era un gruppo di persone, un numero più o meno ampio di persone che individualmente o comunque in gruppi ristretti, ma poi era tutto riconducibile alla persona, si mettevano in gioco con una prospettiva che era una prospettiva pessimistica, cioè nel senso la mia aspettativa è la morte onorevole. Per dei rivoluzionari il problema della violenza e della quota insopportabile, ma che ti devi sobbarcare della violenza, è continuamente all'ordine del giorno, che è una quota di violenza anche difensiva, perché se tu impedisci che ti arrestano dei compagni, insomma, eserciti una violenza, insomma. I fascisti ti hanno fatto un agguato, tu devi andare a pescarli questi qui, devi cercare di non farglielo fare più, insomma, per dire. I fascisti, tutti sono fascisti per voi. E distruggiamo di qua, incendiamo di là, impicchiamo, appendiamo. E questa sarebbe la società giusta che vorreste costruire voi con la vostra rivoluzione? Per voi o si è compagni o si è topi di fogna, e avete la faccia tosta di parlare di libertà. Ma qual è la vostra libertà, se qui nessuno può dire una parola che lo intimorite? Anzi, che dico? Gli va bene se non lo riempite di botte. Sul campo, nelle grandi città come a Milano e a Roma, vi era una fortissima preponderanza numerica delle forze di estrema sinistra, che erano in grado di emarginare e cacciare i loro avversari dalle scuole, dalle università, dai quartieri, e forse anche proprio per questa preponderanza avevano meno bisogno di usare mezzi di violenza estremamente elevati, potevano usare più violenza ma meno grave. L'estrema destra era invece in una situazione di scarsissimo numero di militanti e anche per questo usava mezzi più micidiali. Per esempio era tipico delle squadre di estrema destra usare armi come pistole, coltelli, che non erano tipiche della sinistra e che erano collegate anche ad una vicinanza di molti elementi di estrema destra ad ambienti della malavita. C'è una differenza sostanziale tra destra e sinistra, diciamo, di piazza e sinistra violenta. I gruppi extraparlamentari di sinistra nascono da una rottura netta e da una critica frontale nei confronti del PC. Invece nell'ambiente dell'estrema destra, proprio perché estremamente minoritario, proprio perché si sente sotto attacco e sotto assedio ed escluso dalla società civile, dall'arco costituzionale e così via, c'è un principio fondamentale: siamo tutti camerati, cioè al di là delle appartenenze politiche, i legami personali e la condizione di assedio vissuta fa sì che molto spesso i confini tra gruppi extraparlamentari, partito, fronte della gioventù, cioè l'organizzazione giovanile Messina, siano molto labili. È evidente, così, che capiti molto spesso che militanti del
giovanili Missini poi partecipano ad attività extraparlamentari spingendosi addirittura non solo sul terreno della violenza politica ma addirittura arrivando a lambire la criminalità organizzata e il terrorismo. A destra poi la violenza era spesso di tipo emulativo e serviva a dimostrare a se stessi prima che agli altri di non essere inferiori agli odiati nemici. Nella nostra ottica noi eravamo sempre al traino, nel senso che loro erano più avanzati tecnicamente, e noi leggevamo, se uno effettivamente voleva un attimo approfondire determinate tecniche o determinati meccanismi, si leggeva, l'unica cosa che poteva leggere erano i manuali che venivano, i manuali della guerriglia che venivano pubblicati e venduti a sinistra, dove ti dicevano come fare le molotov e come fare i chiodi per fermare le macchine, come fare le barricate, o addirittura come fare gli esplosivi rudimentali. Io ricordo l'università, la prima volta che entrarono i caschi dell'ultrasinistra nell'università e noi ancora non avevamo niente, eravamo disorganizzati. Dopo qualche mese facemmo la scelta di acquistare i caschi per i gruppi universitari per andare all'università con il casco. Avevamo una certa invidia per quella che noi consideravamo una capacità militare. Io ricordo questa distesa di caschi rossi, bandiere rosse, fazzoletti, tutto questo sbrilluccicare di spranghe, questi bei bastoni tutti uguali, e effettivamente mi sentii un pochino un parente povero. Un senso di invidia nei confronti di questa estetica guerriera effettivamente c'era. Noi eravamo costretti ad avere un livello superiore rispetto alla sinistra. Quando la sinistra dalle mani si è passata le sbranghe, non sono passati i coltelli, quando non sono passate le chiavi inglesi, non sono passate le rivoltelle e quant'altro. Cioè, era una questione di rapporti di forza. A lanciare per primo l'allarme sul pericolo di una degenerazione dello scontro politico è il prefetto di Milano Libero Mazza nel 1971. Che denuncia entrambi gli estremismi, di destra e di sinistra, uniti nell'attacco al cuore dello Stato. Ma quasi nessuno gli dà retta, nemmeno nei palazzi del potere. Quello che diceva il rapporto Mazza era molto inquietante. Diceva che a Milano esistevano circa 20.000 estremisti, i quali suscitavano disordini, i quali erano muniti di armi improprie, i quali procedevano a violenze e procedevano impuniti a queste violenze perché sapevano di poter contare anche sulla benevolenza e della popolazione e anche in qualche modo delle autorità. Erano tantissimi gli estremisti rossi di sinistra, erano tanti, ma meno dal punto di vista numerico, gli estremisti neri, quelli di destra, e c'era una... non soltanto una violenza diffusa, ma una violenza endemica. Ogni giorno accadevano fatti di violenza in Italia, in tutte le città italiane, non credo sia possibile censirli. Conosciamo i picchi di questa violenza, gli episodi più drammatici, quelli che sono avvenuti soprattutto nelle grandi città, Roma e Milano, tanto per cominciare, ma anche Torino, anche Venezia, anche Napoli. Ma quello che accadeva per esempio nelle città di provincia nessuno l'ha mai raccontato dopo. Ed è stata un'Italia oggi impensabile che farebbe una paura pazzesca, come se una specie di Bin Laden sotterraneo vivesse dentro l'animo di centinaia di migliaia di giovani assolutamente normali e li spingesse a fare del male agli altri ma anche a se stessi. A questo punto è opportuno però fare un passo indietro. Se in questa storia deve esserci un inizio, è giusto infatti collocarlo su questa scalinata fredda e in un caldo pomeriggio primaverile del lontano 1966. Siamo a Roma, nell'Università La Sapienza, davanti alla Facoltà di Lettere. Ed è qui, da questa scalinata, che il 27 aprile cade, morendo, al culmine di violenti tafferugli fra studenti di destra e studenti di sinistra, il militante della Federazione Giovanile Socialista, Paolo Rossi. È lui la prima vittima dell'odio ed è dalla sua morte che bisogna partire per capire come fu possibile che l'Italia si sia ritrovata negli anni 70 alle soglie della guerra civile. Quel giorno si dovevano svolgere delle elezioni. Le elezioni per la rappresentanza studentesca.
il giorno prima o due giorni prima, non mi ricordo, ci furono incidenti, insomma incidenti è un eufemismo. I fascisti, come sempre, ci diedero un sacco di botte. E quindi loro chiaramente intendevano far saltare quelle elezioni. E si sapeva che c'era l'idea dei fascisti di venire a attaccare Lettere, che era una delle poche roccaforti della sinistra. Sono fotografie alla blow up per cui uno scopre l'assassino in un cespuglio. Qui è tutto molto chiaro. Sono le foto di un'aggressione a dei ragazzini che stavano dando dei volantini. Non è che i fascisti siano venuti lì con l'intenzione di ammazzare qualcuno. Però è anche abbastanza evidente che se si fossero presentati dando dei volantini e non dando dei cazzotti, oggi Paolo Rossi sarebbe ancora vivo. Neanche aveva preso in considerazione l'idea di poter morire, mentre successivamente gli scontri erano talmente violenti che chi scendeva in piazza prendeva in seria considerazione l'ipotesi di poter morire. Quello era un antifascismo, uso un termine liberale o libertario, cioè noi non volevamo sprangare nessuno. Al massimo volevamo convincere qualcuno, ma soprattutto volevamo vivere la nostra vita, liberi. Noi pensavamo di avere un messaggio di divertimento, di liberazione, non cupo e di morte, come sarebbe diventato quello dell'antifascismo del 72, 73, 74. I funerali. All'inizio ai funerali c'erano solo lacrime e silenzio, che rinsaldavano le rispettive comunità e davano forza ai pugni chiusi e alle mani tese. Col passare degli anni sono poi arrivati gli applausi, le canzoni e gli slogan urlati a squarciagola, segno che la rabbia e l'odio avevano contaminato anche il dolore. E i funerali, sempre più ravvicinati, si sono trasformati in una fabbrica di rancore in cui covare altra violenza. La morte di Paolo Rossi è il battesimo del fuoco. Con l'avvicinarsi del 68, destra e sinistra cominciano infatti a differenziarsi sempre più nettamente. Ma all'inizio della contestazione, neofascisti e comunisti si ritrovano dalla stessa parte della barricata, uniti, sia pure per poco, in quella che è soprattutto una rivolta contro il principio di autorità. All'inizio del 68 ci fu effettivamente una partecipazione attiva, numerosa, entusiasta direi, al moto di contestazione studentesca alla Università di Roma, meno in altri atenei, ma a Roma fu questo fatto. Con l'esplosione del movimento anche molti quari fascisti si sbarellano, cambiano idea e c'è uno massiccio spostamento a sinistra, ma il 68 nasce a Roma, a Valle Giulia, con la partecipazione unitaria dell'estrema sinistra e dell'estrema destra agli scontri di piazza che poi sono stati immortali alla canzone di Pietrangeli sul 1 marzo. Spagna splendida giornata, traffico fermo, la città ingorgata.
E quanta gente, quanta chiesa. Roma, 1 marzo 1968. Alle 10 del mattino parecchie migliaia di dimostranti si radunano in Piazza di Spagna per protestare contro l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sgomberato l'università occupata. Il corteo si dirige verso Valle Giulia, dove poliziotti armati di manganello hanno circondato la facoltà di architettura. Le due parti si squadrano per pochi minuti. Subito dopo iniziano gli scontri. I manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro. E all'improvviso è poi successo un fatto nuovo, un fatto nuovo, un fatto nuovo. Non siamo scappati più, non siamo scappati. La battaglia dura diverse ore e il bilancio ufficiale degli scontri, ai quali prendono parte 3.000 dimostranti e 2.000 poliziotti, è di 228 fermi e 211 feriti, di cui 158 fra le forze dell'ordine. No alla scuola dei padroni e via il governo dimissioni. Bene, c'era una presenza militante, militare, fascista dentro l'università e dunque quando comincia il 68 è inevitabile che per poter respirare, resistere, potersi radicare, lo scontro con i fascisti è stato immediato, insomma. E culmina con una cacciata dei fascisti, lenta ma progressiva, insomma, cioè, prima gli asserragliati eravamo noi, insomma. Poi il movimento cambia i rapporti di forza, proprio numericamente, quantitativamente, improvvisamente diventiamo molti di più di loro e dunque l'antifascismo diventa un connotato, insomma, che serve per crescere. Non c'è più tempo per le parole e non a caso con gli steccati ideologici che si fanno sempre più alti scocca l'ora delle mazze e dei bastoni. Lo si capisce il 16 marzo del 1968 all'Università di Roma, quando l'MSI richiama all'ordine i suoi militanti più confusi. Allora io ero il presidente della Giovane Italia, quindi ricordo quelle riunioni quando si scelse che all'università bisognava arginare la contestazione giovanile perché la contestazione giovanile era di sinistra. E la presenza lì, in quella manifestazione all'università contro la contestazione giovanile di tutti e tre i parlamentari eletti a Roma nel Movimento Sociale Italiano fu una chiara scelta che una parte della gioventù del Movimento Sociale non comprese, infatti abbandonò il Movimento Sociale per confluire in alcuni gruppi cosiddetti di contestazione e non si riconobbero più nelle organizzazioni giovanili dell'allora destra del Movimento Sociale. Con altri amici? Noi fummo il gruppo che ci mettemmo sui gradini del rettorato. Non partecipammo agli scontri che ci furono e con dolore e amarezza assistemmo a uno scontro che non aveva nessun senso comune. Quel giorno, da una parte e dall'altra, c'erano persone venute all'università solo per lo scontro fisico. Noi andammo sotto giurisprudenza e loro buttarono dalla finestra anche i banchi interi e lì Scalzone fu, si ruppe la spina dorsale. L'idea di usare la violenza era lontanissima dalla sinistra, invece la destra, diciamo lo squadrismo, era ancora l'ideologia della destra. La stessa immagine di Almirante, in cima alle scale di giurisprudenza. Ma quando mai Berlinguer o Togliatti
sarebbe andato davanti, no? Ma il 68 è soprattutto l'anno delle assemblee e delle occupazioni. La violenza infatti è episodica e tutto sommato marginale. Perché gli studenti, più che agli scontri di piazza, pensano a Che Guevara, al Vietnam e alla rivoluzione sessuale. Non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Il 68 è stato un anno in cui la dimensione politica, culturale e sociale è prevalsa su tutto. Il 68 come anno, se lo andiamo a verificare, ha avuto pochissimi episodi di violenza. È stato un anno in cui c'è stata una grandissima storia di contestazione, di rivolta dentro l'università, dentro le scuole e poi anche fuori nel 69, ma non caratterizzato in modo prevalente da episodi di violenza. La generazione sessantottina non dico che abbia avuto i suoi meriti, perché io non gliene riconosco molti, ma ha avuto una sua funzione, ecco, se posso dire così, perché l'Italia era piuttosto addormentata. Bisognerebbe farsi raccontare da chi era adulto o giovane negli anni 50 e 60 che significava l'Italia. Un'Italia bigotta, un'Italia in cui bisognava alzarsi quando entrava il professore, non dico qualcosa di militare, ma giù di lì. I giovani compressi all'interno delle famiglie, controllati. Occupare una scuola media nel 68, 69, 70 significava rompere un tabù, perché significava dormire fuori casa, e dormire con la tua amica. L'idea stessa che tu potessi passare per una ragazza fuori casa una notte era assolutamente straordinaria. È un vento di libertà quello che spira nel 68. Parte dalle università americane e finisce per coinvolgere i giovani di molti paesi europei, provocando una rivoluzione nei costumi e non solo, che darà un grande contributo alla modernizzazione della società. Certamente il 68 ci ha portato molte cose positive, la liberazione degli esseri umani, un atteggiamento diverso nelle famiglie, a scuola entro certi limiti, il femminismo. Ci ha portato il divorzio, ci ha portato la legge sull'aborto, e sono tutti passi avanti della società italiana, però ci ha portato anche un fenomeno dettato dall'ignoranza, prima ancora che dalla passionalità e dall'estremismo politico, per cui centinaia di migliaia di giovani hanno pensato che le cose in Italia potessero essere cambiate in meglio con la violenza. La piazza. Non c'è solo morte e violenza nelle piazze italiane. C'è anche gioia e voglia di vivere. Di una generazione appassionata che si è convinta di poter cambiare il mondo. Ma il fuoco che l'anima sfugge ben presto ad ogni controllo. C'è chi ci soffia sopra, infatti. E le scintille, si sa, vanno in tutte le direzioni. È in ogni caso la violenza a spazzar via di colpo i sentimenti migliori di quella generazione. La violenza cieca di un'esplosione assordante. Sono le ore 16:27 del 12 dicembre 1969. Prima e dopo il 12 dicembre lo scenario cambia completamente. È come se dei movimenti che si erano cimentati con il cambiamento, con la trasformazione, con la contestazione, anche con la rivoluzione, ma una rivoluzione più di tipo culturale che di tipo politico, si siano poi dovuti misurare in modo traumatico con la realtà delle stragi, con la realtà della morte, con la realtà della violenza, di una violenza innominata, anonima, non rivendicata. L'avversario ricorse ripetutamente alla violenza e anzi introdusse nel conflitto l'arma terrificante della strage. Dunque il movimento che non era preparato a misurarsi con un nemico così aggressivo, come poté e quindi in maniera spesso ingenua, a volte invece speculare alla violenza dell'avversario, fece ricorso a strumenti di lotta illegali, aggressivi e violenti.
Inizia qui, in questi locali devastati e anneriti dal fumo, la vera storia politica degli anni 70, con la lunga escalation di sangue che l'ha contrassegnata. A Piazza Fontana muore infatti un'Italia spensierata e ne nasce un'altra, decisamente più cupa. Un'Italia di lutti e di misteri, in cui la violenza diventa il pane quotidiano per migliaia e migliaia di giovani militanti, di destra e di sinistra. Si comincia in quegli anni a morire di politica. Da allora in poi l'Italia non è più stata la stessa e da allora in poi c'è stata una radicalizzazione di carattere ideologico sia sul versante di destra che sul versante di sinistra che ha segnato di sé in modo drammatico la storia del nostro paese. Il bubbone della violenza scoppia prima a sinistra e ad incubarlo sono i servizi d'ordine dei vari gruppi extraparlamentari nati dalle ceneri del 68, nelle cui mani cariche di spranghe, bottiglie Molotov e chiavi inglesi viene affidata sempre più ciecamente la sicurezza e l'autodifesa dei cortei. Nasce così, in una Milano sempre più militarizzata, il mito dei Katanga. Io ero un Katanga, ma il termine Katanga ci fu affibbiato da un giornalista del Corriere della Sera. Siccome uno dei gruppi più duri della guerra in Congo era quello così denominato, ci diedero questo soprannome. Non era altro che il servizio d'ordine del movimento studentesco. Non c'è nulla di mitico in questo. Era un servizio d'ordine che normalmente si prodigava per far sfilare pacificamente manifestazioni e che sosteneva gli scontri nel caso le manifestazioni fossero attaccate. Li vediamo arrivare con i moschetti imbracciati a mo' di clave. I caramba stanno caricando, ci vogliono tagliare il servizio d'ordine in due tronconi, ce la vediamo bruttissima. Ma il coraggio e la professionalità degli statalini torna a galla. 100 universitari con i caschi sguainano le lunghe chiavi inglesi. Caricano a passo veloce, si avventano contro i carabinieri. La battaglia della statale in questa calda giornata di primavera ha fatto capire a tutti che ormai il movimento studentesco è un movimento di massa. Ma allo stesso tempo ha dato il passaporto e un illimitato potere al servizio d'ordine più odioso che sia mai esistito. La costituzione di servizi d'ordine quasi come corpo separato rispetto al complesso del movimento o dei movimenti aveva già in nuce in sé un principio di degenerazione. Il centro non era più le lotte sociali, la lotta di fabbrica, le contestazioni studentesche e così via, il centro all'interno di questi gruppi diventava proprio la pianificazione dell'esercizio della forza. A radicalizzare invece lo scontro fisico tra destra e sinistra sarà l'eco delle stragi che si susseguono implacabili una dopo l'altra, gettando più di un'ombra sulle responsabilità dei neofascisti e degli apparati deviati dello Stato. Le stragi. 132 morti, di cui nessuno ormai ricorda più i nomi. Sono le vittime delle 6 stragi che hanno insanguinato l'Italia degli anni 70. Piazza Fontana, Gioia Tauro, Questura di Milano, Piazzale della Loggia, Italicus, Stazione di Bologna. Quei morti aspettano ancora di sapere chi li ha uccisi, chi gliel'ha ordinato e perché. E a 30 anni di distanza, dopo decine di inchieste giudiziarie che si contraddicono l'una con l'altra, l'unica cosa certa è che sono morti. È dopo la strage di Brescia nel 1974 che parte in tutta Italia una campagna per mettere fuori legge l'MSI. A lanciarla è l'estrema sinistra, ma la condividono vasti settori della sinistra tradizionale. Si inaugura così una stagione fra le più funeste, quella dell'antifascismo militante. È un'espressione bestiale, perché essere antifascisti significa essere democratici,
E dichiararsi antifascisti equivale a dichiararsi democratici, e dichiararsi democratici equivale a dichiararsi antifascisti, come dichiararsi anticomunisti, diciamola, questa cosa. E quindi cosa c'entra il militante? Un democratico che milita, che vuole far vivere la democrazia, deve spaccare la testa a Sergio Romelli solo perché è uno studente di destra? O deve pensare che uccidere un fascista non è reato? O che se c'hai un celerino sotto mano, se lo accoppi, meriti una medaglia al valor civile, se non al valor militare? Sono atteggiamenti mentali e slogan e convinzioni, evangeli neri, non neri perché fascisti, neri perché, o rossi perché rossi del sangue di tanta gente, che visti molti anni dopo suscitano soltanto repulsione e una domanda: ma come è stato possibile? Invece è stato possibile, e non è detto che non si ripeta. Cioè, la caccia al fascista, in fin dei conti, non c'è fino al 74. Al 74 il fascista diventa, il fascista intendendo dire anche il ragazzino di 14 anni del fronte della gioventù, diventa obiettivo, ma di sterminio, cioè proprio di eliminazione fisica. Non necessariamente di morte, ma cioè, prendi il ragazzino, lo spranghi, questo quantomeno non fa più politica, non va più a scuola, i genitori magari gli fanno cambiare città, eccetera, eccetera. Quello che è successo è che una dimensione assolutamente condivisibile, quello dell'antifascismo, l'Italia è una repubblica nata sull'antifascismo, nata dalla resistenza, è diventata una dimensione di scontro di piazza, di scontro anche individuale, assolutamente degenerato. La violenza comunque stava nelle parole, prima ancora che nei fatti. Negli slogan truci e sinistri che rimbombavano a volte nei cortei, urlati da decine di migliaia di persone. C'erano degli slogan che più che dare fastidio mi hanno turbato, soprattutto nei primi anni in cui facevo politica, quando avevo 13-14 anni, perché erano estremamente vividi e descrittivi. Senz'altro ce n'erano due, che proprio di quel periodo, di quella generazione, che erano: ogni fascista come Falvella con un coltello nelle budella, e le sedi fasciste si chiudono col fuoco con i fascisti dentro, se no è troppo poco. E siccome erano estremamente descrittive di cose che poi, bene o male, uno o aveva visto o aveva sentito dire, ti provocavano praticamente delle immagini che erano estremamente forti, insomma. A destra c'era 10-100-1000 varalli per vendicare Sergio Romelli. E Panzieri e Lollo con la corda al collo. C'è una specie di idea fondata che le parole non sono pietre. Dunque, che si può spingersi all'estremo con le parole, e che anzi questo a volte è una specie di barriera contro il passaggio ai fatti. Però è vero anche il contrario, che a un certo punto le parole prendono la mano di chi le pronuncia, le grida, e diventano e si traducono in fatti, anzi esigono da chi le grida di avere una specie di coerenza, di conseguenza. La campagna per mettere fuori legge l'MSI non va in porto, ma il risultato è che la destra, non solo quella estrema, viene ricacciata in un angolo, ai margini della vita politica. Sembrava quasi un piacere riconoscere in te l'estremista. Io mi ricordo che allora, io ho sempre lavorato, ero dirigente di un'industria chimica, e sembra strano, ma una delle battute più normali diceva: ma lei è una persona normale, come se essere iscritto al Movimento Sociale Italiano volesse dire appartenere a una razza, non dico subumana, di umani diversi, insomma. La gente forse non se ne rende conto del male che fa spesso isolare coloro perché pensi che siano cattivi. D'altra parte, in quegli stessi anni, il bubbone della violenza scoppia anche a destra, e in circostanze altrettanto drammatiche e laceranti. Siamo a Milano, ed è il 12 aprile del 1973. Il 12 aprile è un... Nasce in realtà il giorno prima. Un amico mi chiese di accompagnarlo in un posto, in un prato,
alle periferie di Milano e furono recuperate queste tre bombe a mano RSCM. Il movimento sociale italiano di allora stava perdendo l'appoggio della militanza, cioè non riusciva più a tenere comizi, ormai da più di un anno e mezzo a Milano non riusciva a tenere comizi, quindi i ragazzi si allontanavano, andavano su posizioni sempre più radicali e quindi c'era bisogno della prova, e questa era la funzione di quel 12 aprile, questo era il motivo per cui arrivò Ciccio Franco. Il comizio si sarebbe fatto a qualsiasi costo, lo volessero o no il prefetto e quant'altri. Questa era la parola d'ordine per quanto riguardava il movimento sociale italiano. Il comizio doveva essere in piazza Tricolore e quindi ci si trova lì ai bastioni di piazza Venezia. Prima di scendere dalla macchina io dissi se qualcuno aveva la rivoltella in tasca di lasciarla in macchina, io stesso ce l'avevo e l'abbiamo messa sotto il sedile. E lì mi sono ricordato che c'erano queste tre SRCM. E in quel momento si è avvicinato Loi che ne ha chiesta una. L'esplosione, io intuisco che è stata la bomba a mano lanciata da Loi. Lì volavano pietre, bottiglie, sassi, spranghe, pezzi di legno, volava di tutto. E probabilmente i poliziotti tenevano le braccia alzate per ripararsi. Questa bomba fu una traiettoria a parabola, è andata sul petto della gente che l'ha pressata contro il petto e praticamente lo ha ammazzato. È sicuramente uno di quegli omicidi, perché tale è stato, è morto un uomo, un servitore della patria, che hanno fatto più male, non solo politicamente, ma umanamente alla destra di qualunque, forse più degli omicidi che abbiamo subito. Da un punto di vista diciamo umano, il fatto di essere comunque coinvolto nel dolore che ho provocato la madre, certo non è una cosa che si può far passare così, però questa è anche la vita, cioè ci sono uomini che vanno a fare i poliziotti e muoiono, ci sono ragazze che tentano la rivoluzione e muoiono, ci sono madri che piangono dei poliziotti e ci sono madri dei ragazzi ammazzati da poliziotti che muoiono. Il giovedì nero di Milano sembra la conferma definitiva della teoria degli opposti estremismi di cui aveva parlato il prefetto Mazza e che ora vengono denunciati a gran voce dai banchi del governo. Ma c'è anche chi contesta la validità di quella teoria e lo ribadisce ancora oggi. Certo, facilitò il potere democristiano, perché mostrare un'Italia che la cui scelta si poneva in termini di ultrasinistra o in termini neanche di destra ma di ultradestra autorizzava la permanenza del governo democristiano. Seguì a questa utilizzazione politica, seguirono degli atti operativi, delle iniziative organizzative in termini di servizi segreti, di infiltrazione, di provocazione. Qualche cosa indubbiamente c'è stato, ma non è emerso nella successive vicende giudiziarie, tutto questo ha avuto scarsi riscontri. Resta, almeno da parte mia e non solo da parte mia, questa impressione solida che quella teoria fosse una prassi e che quella prassi serviva al mantenimento ulteriore del regime democristiano. Noi
vivevamo e abbiamo sempre avuto nella convinzione di un grande rigore nei confronti, chiamiamolo, del centrismo, cioè di non scivolare né in una direzione né in un'altra direzione, perché ora, che certamente fossero estremismi era vero, che fossero opposti era vero, e non è che ce le fossimo inventate. Un po' di buon senso dice che in qualunque cosa c'è il tentativo di chiunque di guidarla, strumentalizzarla o condurne almeno gli esiti ai propri scopi. Ma questa idea è un'idea che razionalizza nel senso peggiore le cose. Allora, forse per fortuna, le cose non vanno così, insomma, le cose non hanno burattinai così lucidi che riescano a manovrarle e soprattutto non hanno esiti riconducibili alle intenzioni dei burattinai. La morte dell'agente Marino sembra inoltre mettere in discussione per la prima volta la convinzione molto diffusa a sinistra che ci sia una connivenza oggettiva e soggettiva fra estremisti di destra e forze dell'ordine. Quel giorno si ruppe quella sorta di accettazione o di disponibilità dell'estrema destra a essere come un supporto delle forze dell'ordine nella lotta contro il disordine, la sovversione e il pericolo comunista. Per la prima volta la destra attaccò la polizia, ma nello stesso tempo questo fu una manifestazione di debolezza che la ghettizzò e la portò a una situazione in cui non era più in grado di porsi come alleata di certe forze dello Stato nella lotta contro la sovversione comunista. Fate fermi! Non create disordini con la polizia! Fate fermi! Non c'è solo la violenza. Ma a metà degli anni 70 la spirale dell'odio civile sembra ormai fagocitare tutto. Ci si scontra e si muore nelle occupazioni di case, nei cortei dei disoccupati, nelle manifestazioni per il Vietnam e contro il carovita. È un'escalation lenta ma inesorabile, cui nessuno dei protagonisti riesce a sfuggire. Bisogna ammettere, secondo me, che nell'Italia di quegli anni tutti hanno perso un po' la testa. Cioè una specie di panico, è la conseguenza del panico, cioè la sensazione di dover aderire per intero a un ruolo, anche riconoscendone l'errore o addirittura la colpa, si impadronì un poco di tutti, insomma. Ancora oggi io rimango abbastanza impressionato quando sento descrivere quegli anni quasi senza essere riusciti a uscirne. Il 1975 è da questo punto di vista un anno disgraziato, carico di lutti e di vendette. L'episodio più grave è la vile aggressione compiuta a Milano il 13 marzo del 1975 ai danni del giovane militante di destra Sergio Ramelli, il quale viene sprangato a morte sotto casa e spirerà poi in ospedale dopo 47 giorni di un'agonia che non farà onore alla città. Marzo 75, una giornata di sole, fredda, è l'una, le 13, Sergio Ramelli arriva sotto casa, arriva e parcheggia il suo motorino in questo angolo. Il gruppo degli aggressori è composto da 8 persone, solamente in 2 o 3, a seconda delle diverse versioni che sono emesse nel processo, colpiranno Sergio. Gli altri sono posizionati negli angoli per controllare e altri 2 in fondo alla via per evitare che Sergio casomai potesse fuggire. Colpiscono Sergio secondo un rituale che prevede dove colpire, con quale forza, in quale posizione, sempre sul cranio. Con delle chiavi inglesi AZ-36 che pesano 3,5 kg. Gli aggressori sono studenti di medicina,
non possono non sapere che 3,5 kg d'acciaio sul cranio di un ragazzo di 18 anni possono portare alla morte. Sergio rimane disteso per terra, una signora da una casa urla, gli aggressori molto tranquillamente si allontanano e riporranno le chiavi inglesi ancora insanguinate all'interno dell'armadietto. Chi colpì Sergio Ramelli non lo conosceva, non era una vendetta personale, non aveva fatto uno sgarbo, non aveva tolto un capello a nessuno. Questo lo accertò la sentenza in maniera precisa. Era una strategia, era l'uso della violenza come strumento di lotta politica per annientare l'opposta fazione. L'agonia di Sergio dura 47 giorni. Il 29 aprile il suo cuore non regge. Io certamente non ho mai avuto sentimenti di comprensione verso gli assassini di Sergio Ramelli. Nella loro lucida follia posso però anche arrivare a capire la logica che li ha portati a questi. Ma è la gente. Sono i parroci che non avevano le chiese disponibili per celebrare il funerale. E la gente che scappa e si nasconde di fronte al funerale di un ragazzo massacrato. Questo io mi ricordo, cioè, come dire, non l'odio della città, il silenzio della città, la gente che scappa lontano e che ha quasi paura di venire vicino a noi a dimostrare solidarietà, quindi la vigliaccheria di quelli che stanno dietro alle finestre. Le date. C'è un calendario parallelo che sembra scandire gli anni 70. Un filo rosso e nero che collega le maggiori esplosioni di violenza agli anniversari politici più importanti e che si trasforma in un'assurda cabala della morte che avvelena gli animi e genera nuovi lutti, come se, per commemorare degnamente i propri caduti, si fosse obbligati a dare la morte ad un nemico. La cosa più drammatica della violenza e dei suoi effetti, dei caduti di qualunque parte, e che poi si diventa ostaggio della memoria dei propri caduti, non si è più liberi di sé, dei propri programmi, non si fa che pagare un debito sanguinoso che si rincara continuamente. In quegli anni la violenza si sviluppa tra giovanissimi a destra, giovanissimi a sinistra e giovanissimi spesso anche nelle forze dell'ordine, quindi anche con una dinamica che rafforza l'intensità delle emozioni, delle passioni e socializza soprattutto alle interazioni politiche come violenza. Non si capì che i ragazzi molto giovani che costituivano la parte più significativa e forse più promettente e simpatica di quella nuova stagione di presenza politica, di manifestazioni e così via, sarebbe stata risucchiata dentro il peggiore passato dall'impressione che fa ai ragazzi la morte di quelli che hanno conosciuto, la morte dei loro fratelli maggiori, l'idea che ci siano degli altri come loro che stanno in galera e così via. Cioè il martirologio, che ha sempre qualcosa di nobile, insomma è molto difficile, Fratelli d'Italia si fonda su questo, è molto difficile divincolarsi dalla memoria dei caduti e dei propri caduti, in particolare quando sono caduti in una lotta che si ritiene di condurre e condividere e così via. Ma a quell'epoca bisognava tagliare, recidere questo filo. Di fronte ad un ordine pubblico che appare sempre più a rischio, il Parlamento approva per la prima volta nel 1975 nuove leggi speciali. Si tratta della cosiddetta legge reale, che amplia i poteri delle forze dell'ordine anche nell'uso delle armi da fuoco. La cura però si rivelerà per molti aspetti peggiore del male e le strade d'Italia continueranno a macchiarsi di sangue. La polemica maggiore si è fatta sulla questione del famoso fermo di polizia, cioè la possibilità di tenere 48 ore fermo prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Dinanzi ad una
contestazione che andava in radice, si creò quello che era il fronte della resistenza, chiamato poi della fermezza, ma non c'era un'altra strada. L'altra strada significava veramente abdicare. Il problema vero è che nella seconda metà degli anni 70 la fenomenologia della violenza muta radicalmente. In piazza, e non più solo negli agguati, fanno infatti la loro apparizione le armi da fuoco, che vengono ormai utilizzate senza più remore. La violenza c'è sempre stata. Dal 75, dalla legge reale, si specializza, diventa più duro scendere in piazza, diventa più rischioso e si comincia a sentire puzza di armi da fuoco. Ah, com'è difficile descrivere come ci si sente davanti a una tale furia. Ci sono persino delle ragazzine, una furia devastatrice. Chiavi, spranghe, bastoni, caschi, fionde, catapulte, cerbottane, pezzi di sodio. E poi molotov, pistole, lanciarazzi, un arsenale. Ne abbiamo beccato uno, un piccoletto con i capelli lunghi lunghi, che sotto l'eschimo si porta un'accetta enorme di un metro e mezzo, quasi alta come lui. Oscillando le mani giunte gli ho chiesto: ma se per caso riesci a beccare uno sbirro, come cazzo ti comporti? E lui mi ha risposto candido: ma io avevo pensato di colpirlo sulla spalla, così, dall'alto in basso. Gli ho mollato un ceffone che l'ho steso. Fino al 76 anche l'utilizzo di un coltello, comunque, secondo quegli schemi dei ragazzi della Via Palla, era considerato un po' vile, o comunque non rientrava negli schemi. Si poteva fare a pugni o si faceva bastonate, secondo delle regole non scritte. A un certo punto, di punto in bianco, sono apparse le pistole. E in carcere ci sono finito per quella maledetta mania di armarsi. Era diventata un'ossessione per i militanti politici dell'epoca. Lo scontro nelle piazze è salito di tono. E c'è l'esigenza, la voglia, la smania di armarsi. Sembrava un passaggio scontato, dovuto. Emulazione e senso di grandezza ci costringevano a sognare la pistola. Cittadini, cera di rischiare! Oggi possiamo anche sparare! Erano questi gli umori collettivi nel 1977, quando una nuova, grande contestazione parte dalle università e trascina con sé ampi strati del proletariato urbano e giovanile. Nasce così il movimento del 77, foriero di speranze e di liberazione, come era stato suo padre, il 68. Ma la piazza ormai è diversa e basta un cerino per infiammare tutta la prateria. Il 77 è il secondo ciclo di un grande movimento collettivo che si verifica nel nostro paese, all'interno del quale si scontrano proprio due anime. C'è un'anima che potremmo definire creativa del 77, quasi di rinnovamento di costumi, di valori, di espressione, anche un'anima fortemente innovativa, e c'è un'anima invece violenta. E alla fine è prevalso questa seconda. Sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, per tirare i sanpietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gibboni. Chi ha detto che non c'è? L'ultima manifestazione a cui io assistetti senza partecipare, mi decise definitivamente che il mio tempo era finito. C'erano dei ragazzini di 15 anni che giravano con dei pistoloni più grandi di loro nei cortei del sabato, quelli di Cossiga, col K contro il movimento e così via. Dunque anche lì una degradazione molto rapida, di una delle cui responsabilità sta esattamente in quel culto dei caduti e in quel culto dei prigionieri, di cui le persone responsabili non ebbero abbastanza consapevolezza. Nella grande prateria del 77 l'estrema destra resta ai margini, isolata, ma lo scontro di piazza si è fatto così violento che il linguaggio delle armi contagia ben presto anche i neofascisti. L'episodio più eclatante è a Roma, quando viene ucciso il militante di sinistra Walter Rossi. Eravamo un gruppo di giovani che stavamo risalendo via Medaglie d'Oro, distribuendo un volantino per
protestare e denunciare il ferimento avvenuto la sera prima di una nostra compagna. Eravamo certi che gli aggressori della sera prima venivano dalla sede del MIS di Viale Medaglie d'Oro, che si trova un po' più su. C'era una tensione palpabile nell'aria, sia per la presenza che sapevamo abbastanza forte di fascisti davanti alla sede del Movimento Sociale, sia perché c'era una fortissima presenza di polizia. Allora, la sezione del MIS stava all'altro incrocio, dove c'è il secondo semaforo. Lì di fronte si vedeva, erano le 8 di sera, era già abbastanza buio, però notammo che scendeva il blindato della polizia molto lentamente e senza luci. Dietro al blindato si vedeva un gruppetto di persone, e così come invece dalla parte opposta del marciapiede, dall'altra parte c'era un altro gruppetto che scendeva giù parallelamente al blindato. Mentre noi cominciavamo ad allontanarci e io personalmente continuavo la mia attenzione sul blindato, abbiamo sentito degli spari. Subito dopo ho sentito un urlo di qualcuno che gridava: hanno ferito Walter. Qui vedi il corpo di Walter che era riverso. C'era già qualche nostro compagno accanto a lui. Mi resi conto immediatamente della gravità della ferita, perché il proiettile l'aveva colpito in fronte. Quello che ricordo assolutamente è che ci fummo caricati dalla polizia. Riuscimmo a fermarli e urlandoli gridammo di chiamare immediatamente ai poliziotti: chiamate un'ambulanza, fate venire qualcuno. E mi ricorderò sempre una risposta di uno di loro: non abbiamo la radio, non possiamo fare nulla. Walter morì pochi minuti dopo, me ne resi conto, e se ne resero conto anche i poliziotti. Alcuni miei compagni hanno visto chi ha sparato, era un gruppetto di 4-5 fascisti. Due persone si staccarono da questo gruppetto, fecero 2-3 metri sulla strada, sull'asfalto. Uno dei due prese la mira e sparò. Chi li ha visti nel momento dello sparo li descrisse come uno mingherlino secco e alto, e un altro un po' più tozzo e un po' più basso. Queste due persone sono state identificate. Uno era Alessandro Librandi e un altro Cristiano Fioravanti. Io e Alessandro eravamo armati e niente, è successo, ma penso che nessuno se ne sia accorto fin quando non è, perché la distanza era molto alla distanza tra noi i compagni. Alessandro ha sparato qualche colpo, la mia si è inceppò subito, era una pistola che mi aveva dato Sparti, se non sbaglio una 765, però fece cilecca. Quello che sparò era quello più tozzo, era quello più tarchiato, e quello più tarchiato corrisponde a Cristiano Fioravanti. Noi siamo andati via subito, c'è stato lo scontro, abbiamo preso, siamo andati via e poi dal telegiornale abbiamo saputo che era morto Walter Rossi. E l'abbiamo accettato come un incidente di percorso, neanche un incidente, che probabilmente è stato anche voluto, probabilmente non è stato voluto il morto. Però è stato cercato, quindi probabilmente l'abbiamo accettato, ci siamo passati sopra e siamo andati avanti. L'omicidio di Walter Rossi è il segnale che anche l'estrema destra sta cambiando. I giovani ormai hanno ben poco da spartire con i nostalgici di Salò o con i fascisti in doppio petto. Per alcuni versi, anzi, sono più vicini ai loro coetanei di estrema sinistra, di cui condividono la stessa carica eversiva, subendo come loro il fascino perverso della violenza. Cioè, percepivano anche loro, come la percepivamo noi, il fatto che bene o male era una situazione che ormai andava avanti da sola, che non si sarebbe vinto, perché il potere non era
il maresciallo piuttosto che il postino, piuttosto che l'insegnante, ma era qualcosa di macroscopico che andava al di là dei confini nazionali, che andava al di là della visibilità dell'avversario e che di conseguenza non si sarebbe vinto. Il mio compagno di banco era della FGC, i compiti di latino me li passava una ragazza di autonomia operaia. Non c'era affatto un problema di odio. La cosa assurda era proprio questa, che in classe si stava assieme, ci si voleva bene, ci si passava i compiti e poi magari alla sera ci si incontrava e c'era la scazzottata. Scazzottata che poi è diventata sprangata, coltellata, pistolettata, raffica. È una cosa che è cresciuta nel tempo, ma l'impianto centrale è rimasto quello. È stato lo spontaneismo armato a trascinare anche il neofascismo verso la galassia del terrorismo sul finire degli anni 70. A scatenarlo fu un triplice omicidio che ebbe un effetto devastante per tutta la destra italiana. L'eccidio di H. Larenzia, avvenuto a Roma il 7 gennaio 1978. Era il 7 gennaio del 1978, era una giornata fredda, i camerati uscirono da questa sezione e da lì arrivarono delle moto e scesero dei militanti di estrema sinistra e con una Scorpion fecero fuoco. Gli assassini si avvicinarono qui e qui uccisero Bigonzetti, lo finirono proprio qua. L'altro camerata, Ciavatta, tentò di sfuggire alla morte salendo per queste scale, ma la gente intorno, svegliata dal piombo antifascista, rimase chiusa dietro le finestre, forse perché, come si diceva all'epoca, uccidere un fascista non era reato. Francesco arrivò su queste scale, scese e purtroppo cadde qui di fronte a questa lapide messa anni dopo dai camerati. Per chi sei morto, non importa, ci credevi. È stato inutile? Non importa, ci credevi. Ma la giornata purtroppo non era finita con questi due morti. Immediatamente da ogni angolo di Roma si concentrarono sul piazzale antistante la sezione centinaia di camerati. E si arrivò a questo punto, in questa piazza, dove un capitano dei carabinieri estrasse la sua pistola, la puntò dal terzo, gli si inceppò, riposò la sua pistola, prese una pistola da un suo collega, la ripuntò di nuovo dal terzo uomo, sparò un colpo e uccise qua, in questo posto, Stefano Recchioni, lasciandolo morto qui. A Calarenzia venne vissuta da tutti quanti come il dato ultimo. Quello che tutti quanti avevano percepito è: siamo solo noi contro tutto il mondo, o meglio, tutto il mondo è contro di noi. Qui se non ci difendiamo da soli praticamente ci sterminano e proprio ci vengono a prendere casa per casa. Per cui bisogna armarsi, bisogna organizzarsi, in qualche maniera bisogna rispondere. Il sangue è ancora lì per terra. Sangue e pezzi di cervello, molto sangue, ma non ancora raggrumato, forse perché faceva freddo. Una scena irreale, sembravano tutti in trance. Si aggiravano per questa piazzetta di fronte alla sezione 50, forse 60 dei nostri ragazzi che se ne stavano con lo sguardo fisso. Guardavano il sangue, si guardavano in faccia e quasi nessuno parlava. Poi ho visto Franco, con il suo passamontagna storico, quello che usava nelle occasioni più importanti, perché era ancora sporco del sangue di Mantacas. Franco ha preso una bandiera italiana che era lì in sezione e ne ha intinto un lembo nel sangue. Intorno a lui c'erano Cristiano e Alessandro e tutti hanno giurato vendetta su questo sangue, ma in silenzio, quasi fosse un rito personale. Poi la bandiera è passata di mano e tutti l'hanno voluta toccare. Nella lunga spirale dell'odio, H. Larenzia provoca l'avvitamento finale. Dopo quell'eccidio, infatti, diventeranno sempre più rari gli scontri di piazza. E il terrorismo, a destra come a sinistra, finirà per risucchiare e fare terra bruciata della violenza politica diffusa.
D'ora in poi solo agguati ed imboscate, ad opera di killer senza volto, che agiscono nell'ombra e sempre per uccidere. Io mi sento correo di tutto quello che è stato fatto in quegli anni, nel male come nel bene. Mi sento correo di tanti risultati, ma mi sento correo anche del peggio che è successo, anche del sangue. Sono correo politico, insieme a quella generazione, in solido con quella, anche di quelle cose che... anche di tutto il disastro che c'è stato. Il disastro non solo di quello delle derive delle lotte armate, insomma, del seguito delle lotte armate, ma il disastro che è successo al nostro interno quando abbiamo cominciato a capire che non ce la facevamo, che stavamo perdendo. Il disastro che ha travolto persone vicine a me che si sono messe a sfondarsi di droghe. Mi sento corrio di tutto quello che è successo, ma non ci potevo fare niente, insomma, non potevo fare niente di diverso da quello. Ci trovavamo tutti quanti in una dimensione che era di alterazione totale della realtà, come probabilmente accade in guerra, come probabilmente accade nelle situazioni limite in cui generazioni prima di noi si sono trovate. Una stagione, una fase, un periodo indubbiamente particolarissimo della vita nazionale, che vide impegnato in senso positivo, in senso negativo, non migliaia, neanche decine di migliaia, ma centinaia di migliaia di persone, intere generazioni. Una nazione deve saper assorbire il suo passato, deve saper assorbire la sua storia. C'è stata una grande lacerazione in Italia. Questa lacerazione oggi siamo in grado di ricomporla, siamo in grado di voltare pagina, il che non significa l'oblio, è il contrario dell'oblio, spiegare le ragioni di tante violenze e di tanti lutti, ma insieme i risultati anche positivi di tanti movimenti e di tante lotte. Ecco, questo dovrebbe essere capace di fare una democrazia matura, la capacità cioè di una società di guardare avanti, di perdonarsi gli errori fatti che però appartengono a tutti. Ucciso a Roma il 9 febbraio del 1983, Paolo Di Nella è stato l'ultimo militante a morire di politica. La vittima numero 69, di un elenco che non comprende peraltro i caduti per danni collaterali. I tanti genitori morti cioè di dolore per non aver sopportato la perdita di un figlio, oppure i militanti che sopravvissero nell'immediato ad un'aggressione fisica, ma finirono lo stesso per morirne. In ogni caso, il bilancio è pesante e non può che lasciare sgomenti. Oggi la violenza politica fortunatamente è pressoché finita. L'avversario politico è tornato ad essere l'avversario e non più il nemico da colpire. C'è stato una metabolizzazione di questo concetto nell'enorme maggioranza dei giovani che vivono l'attività politica oggi. Certo, è difficile sulla violenza politica degli anni 70 avere una memoria condivisa delle due parti che l'hanno vissuta e che ne sono state vittime. Si può cercare però di avvicinarsi ad una storia condivisa, ad un riconoscimento delle ragioni dell'altro, e forse tutti dovremmo, con una certa amarezza, ma con un occhio distante ormai freddo, pensare che anche quei tragici momenti sono stati un punto di passaggio doloroso verso quella convivenza civile che per fortuna oggi tutti viviamo, e in questo senso dovremmo ricordare quei giovani caduti in quegli anni che hanno avuto la sfortuna di vivere in un momento in cui per tante ragioni il rispetto dell'altro mancava.